Leonardo Cipollini è il Business Development Director di Siemens PLM Software. Siamo sempre a SPS 2019. Leonardo, ben ritrovato, siamo ancora ad SPS. Come andiamo? Molto bene, se lo si vede dall'affluenza e dall'interesse notevole che si sta dimostrando, che il mercato, il territorio sta dimostrando in questo evento. Noi siamo qui a rappresentare, a portare quelle che sono le esperienze, le soluzioni che noi abbiamo ormai nel nostro portafoglio da qualche anno, a fronte di tutto un percorso di acquisizioni che Siemens ha fatto e che ha portato la Siemens PLM Software adesso oggi è l'unico fornitore in grado di fornire delle soluzioni che sono end to end, quindi dalla fase, dalle attività di sviluppo prodotto fino a quello che è l'ottimizzazione, la validazione del prodotto stesso, la manifattura e non ultimo, sempre più importante, tutta la parte di gestione della fase di esercizio del prodotto a casa del cliente, quindi anche tecnologie connesse con l'IoT, con la data analytics e quant'altro. Tutto questo per noi è un modo per raccontare, per dare concretezza a quelli che sono i concetti della digitalizzazione di cui oggi si fa tanto parlare, ma dove ancora le aziende fanno magari hanno un po' di difficoltà nel riuscire a calare, mappare queste cose qua, iniziative concrete. Quindi in questa fiera dove noi abbiamo portiamo le esperienze anche di nostri clienti, abbiamo clienti anche nel settore del packaging, del food and beverage, che raccontano le loro esperienze fatte con le nostre tecnologie, le condividono con altre aziende di questo tipo di settore e quindi questo credo che sia un valore per tutti, non solo la tecnologia che Siemens presenta in occasioni come questa fiera, ma anche la testimonianza di aziende, tra l'altro leader nei loro mercati, che portano l'esperienza loro e condividono col mercato stesso. Io ho la fortuna comunque di frequentare parecchio casa Siemens e effettivamente quello che ne traggo da tutte le varie chiacchierate anche fatte con te è che Siemens, a dispetto della sua grandezza come azienda sia in termini di geografici piuttosto che di prodotto, in realtà è molto vicino a piccole aziende e anche supporta le piccole aziende in quello che è il percorso di digitalizzazione. Assolutamente sì, mi fa piacere questa puntualizzazione. Noi abbiamo una strategia che vede Siemens in prima persona, ma anche attraverso quello che è un network di partner, di collaboratori, di sistemi integrator, quindi un ecosistema di aziende che insieme a Siemens collaborano per la realizzazione di progetti, per portare know-how, informazioni, esperienze alle aziende. Piccole, grandi, medie, non importa, nei diversi settori in cui noi operiamo ci sono praticamente tutti e questo aspetto qua è fondamentale, tenuto conto anche che il tessuto industriale italiano ha proprio questa caratteristica qua, abbiamo grandi aziende che sono il nostro vanto nel mondo, ma ovviamente poi il tessuto industriale vero e proprio è fatto dalla piccola e media azienda. Questo è anche il vostro plus. E questo è il nostro plus che vogliamo ovviamente enfatizzare, stiamo spingendo in questa direzione qua, abbiamo anche iniziative di potenziamento di tutto quello che è il nostro modo di proporci alla piccola media azienda, lo stiamo facendo anche in collaborazione con quelle che sono le istituzioni, quindi partecipiamo anche a quelli che sono momenti formativi, informativi di Siemens, ma anche delle varie istituzioni che comunque stanno in questo momento qui diffondendo il know-how e la cultura dell'industria 4.0. Leonardo, poi ti lascio andare perché in effetti avete lo stand gremito, però facciamo un esempio semplicissimo che è uno anche dei vostri prodotti che io preferisco, il Digital Twin. Il Digital Twin, questo sconosciuto molto spesso, stamattina a un altro evento ho chiesto quanti di voi in sala sanno che cos'è un Digital Twin, non c'erano tante mani alzate. Il nostro compito è proprio quello di riuscire a diffondere la conoscenza su che cos'è. Cosa è il Digital Twin? Allora, tradotto è il gemello digitale, ma questo non ci aiuta a capire molto. Molto spesso si confonde il concetto di Digital Twin con quello che è la rappresentazione tridimensionale del prodotto, quindi se io vedo il mio prodotto sullo schermo di un computer penso di aver implementato un concetto di Digital Twin, in realtà non è così, o non è così del tutto. Implemento il concetto Digital Twin solo nel momento in cui non ho solo la rappresentazione del prodotto stesso, nelle sue caratteristiche fisiche, estetiche, ma anche per quello che riguarda le sue caratteristiche in termini di come lo vado a realizzare, progettare, montare e soprattutto sempre di più rispetto a quelle che sono le sue performance, come il prodotto performa una volta che è a casa del cliente. In questo modo qua, collegando queste informazioni qua con quelle che sono le informazioni di design, io riesco a implementare quelle che sono le logiche che gli americani chiamano di continuous improvement, quindi di miglioramento continuo sul prodotto stesso. Questo perché? Perché esiste un loop virtuale tra quelle che sono informazioni prodotte a valle a casa del cliente e quelle che sono le informazioni che poi alimentano i centri di sviluppo prodotto per miglioramento del prodotto stesso. E quindi questo consente alle aziende un risparmio di risorse e di tempo? Assolutamente sì, vuol dire uscire prima con i prodotti sul mercato, ovviamente senza andare con questo a penalizzare la qualità del prodotto che invece deve aumentare sensibilmente. Leonardo, grazie ancora e buona continuazione di SPS. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.